Un bilancio negativo in quanto a seguito dell'ultima ordinanza ancora ad oggi noi ci troviamo bloccati la commercializzazione dei prodotti di paglia e fieno, che è un valore importante per le nostre aziende e per monetizzare in questo momento, dato che usciamo ormai da 2 anni da un periodo di pandemia a seguito pure di una guerra e di un rincaro dei prezzi delle materie prime. Si parla di ristori, però ancora non è resa chiara una tabella di quanto deve essere risarcito per ogni singolo capo e i tempi. E infatti noi abbiamo fatto 2 riunioni in Regione Lazio dove abbiamo portato proprio questa questione e un'altra riunione l'abbiamo fatta anche con il Ministero della Salute, con il sottosegretario Costa. Però ad oggi ancora non ci sono stati dati dei riferimenti e delle certezze a riguardo. Quali sono le cose che nell'immediato chiedete? Noi in immediato quello che chiediamo è i ristori con una retribuzione onesta e sincera per quanto riguarda i capi che dovranno essere abbattuti, perché qui si parla da qui a 5 giorni di abbattere 1500 suini.